La Camera di Commercio di Padova, in sinergia con Coldiretti Padova e l'azienda Multioxygen, hanno dato vita a un progetto Filiera Green, dove essere protagonista è l'utilizzo dell'ozono a salvaguardia dell'alimentare. Beh, è un incontro molto fortunato che abbiamo avuto con la Coldiretti e con la Camera di Commercio, e questa iniziativa, dovuta appunto alla Camera di Commercio, ci ha dato modo di sperimentare e di far provare quello che noi già in effetti conoscevamo come associazione scientifica, il fatto che l'ozono sia un disinfettante, cioè un elemento che abbatte completamente le cariche batteriche, virali, le muffe e i funghi che si formano. Il grosso vantaggio dell'ozono è che non ha batteri o virus che resistano all'azione dell'ozono. Il grosso vantaggio dell'ozono è che costa meno di tanti altri disinfettanti chimici. Il vantaggio dell'ozono è che non rilascia sostanze tossiche negli alimenti, nel senso che l'ozono è un gas derivato dall'ossigeno. Una volta che ha fatto la sua azione, da solo, autonomamente, ritorna ad essere ossigeno. Quindi non ristagna sulla frutta, sulla verdura, sugli alimenti, perché poi ci sono i pulcini, le galline, l'acqua e quant'altro. Cioè tutto ciò che deve essere disinfettato, compresa l'aria, ritorna ad essere ossigeno e quindi è perfettamente mangiabile senza avere i residui di tossicità che possono esserci con altri elementi chimici. Abbiamo fatto questa prova in queste 6 aziende che ci ha proposto la Coldiretti e la Camera di Commercio. È passato un anno, poco più di un anno, la prova ha dato i risultati che in effetti ci aspettavamo, molto importanti. La shelf life degli alimenti aumenta, shelf life intendo dire la lunghezza di vita, la permanenza di vita dei prodotti si allunga. Questo è molto importante perché questi prodotti non solo li troviamo più freschi sulle nostre tavole, li troviamo più puri, cioè in assenza di cariche batteriche sulle nostre tavole, ma molto importante anche per chi coltivatore deve esportare, è perché avrà dei prodotti che durano di più, più giorni, e quindi possono essere esportati molto meglio. Lo stesso capita con l'acqua, anche l'acqua pur potabile può presentare sempre delle piccole cariche batteriche. L'ozono le toglie completamente ed evita il proliferare di queste cariche batteriche nelle nostre case, nei nostri ospedali, nelle case di riposo e quant'altro. Risultati a dir poco confortanti quelli usciti dalla tavola rotonda avvenuta venerdì 21 marzo presso l'agriturismo La Scacchiera di Padova, dove è emerso come l'ozono per la sicurezza alimentare, la conservazione dei prodotti e la sanificazione degli ambienti rappresenti l'opportunità con la O maiuscola sia per le imprese agricole e un'ulteriore solida garanzia per il consumatore. Direi che come Coldiretti è un appuntamento molto prestigioso, innovativo, anche coraggioso, perché noi, quando ci è stato offerto da Camera di Commercio Multioxygen di partecipare a questo progetto per una tutela del prodotto agricolo, non una sanificazione, questa è una tutela del prodotto agricolo per dargli maggiore valore aggiunto, non potevamo che dire subito di sì, perché nel nostro progetto di costruzione della filiera agricola tutta italiana, in cui fondamentale il rapporto tra il produttore e il consumatore, determinante è avere un prodotto di cui si conosce l'origine, un prodotto di qualità, un prodotto che esalta la territorialità, ci abbiamo aggiunto che esalta anche la salubrità, non potevamo avere risultato migliore. Adesso la sperimentazione dimostrerà che veramente questa è una strada nuova, una strada da percorrere, una strada che esalta produttore, il rapporto tra produttore e consumatore, esalta ancora di più i prodotti meravigliosi di Padova. Un nuovo e sperimentale utilizzo dell'ozono, già conosciuto ai più per usi medicali, viene oggi impiegato anche nella disinfestazione degli ambienti e di conservazione dei prodotti agricoli, poiché in grado di combattere batteri, muffe, sostanze residue, superando disinfettanti di origine chimica. Sì, la Camera di Commercio ha sostenuto questo progetto su proposta di Coldiretti e l'ozono come nuovo sistema per la conservazione dei prodotti. E
rientra perfettamente nella filosofia camerale, perché tutto ciò che è innovativo la Camera di Commercio lo sente proprio come sua missione, e quindi ben venga una situazione dove si stimolano le nuove tecnologie, le nuove metodi di conservazione. Dopo, quello che ha più di bello è che il metodo di conservazione attraverso l'ossigeno è un metodo naturale, quindi mettiamo a disposizione, vengono messe a disposizione le imprese che vogliono intraprendere questo metodo di lavoro, è un metodo naturale che non ha processi di sintesi chimica, quindi che guarda anche il futuro, appunto, dal punto di vista green, e per questo si chiama filiera green. È ormai convalidato, dopo ripetuti test in agriturismi, aziende agricole, ristoranti ed alberghi del Veneto, a stretto contatto con l'alimentare, i benefici ottenuti grazie all'impiego dello ZONO. Il Veneto prima di altre regioni si è mossa. I risultati che nel corso della conferenza odierna sono stati dai titolari delle aziende che ne hanno usufruito sono il denominatore comune di tutte le sperimentazioni. L'ozono ha la caratteristica fondamentale di eliminare un grande problema inerente alla qualità dell'aria, dell'acqua e delle stanze di stagionatura o conservazione degli alimenti. E l'altro aspetto fondamentale è che lo fa senza alcun residuo, per cui, come se il signor Ravazzolo l'ha testimoniato in modo molto chiaro, dopo tempo dello stoccaggio l'alimento, il genere alimentare, sia assolutamente come il primo giorno dell'immagazzinamento. Ecco, un modo questo per far crescere la fiducia da parte del consumatore nei confronti del produttore. Direi assolutamente sì, l'idea che non ci sia nessun elemento chimico che abbia direttamente o indirettamente colpito l'alimento, penso che sia poi l'obiettivo per antonomasia da voler raggiungere. Quando i nostri avi si cibavano di elementi naturali non c'erano supporti di questa natura.